Buongiorno a tutti e benvenuti al... Iniziano i dubbi al secondo episodio di Magic Campagna 2015-4200. Oggi andremo contro Assassins. Esistenza del Nether. Ho cambiato l'immagine del profilo? Ci ho messo tant'anni a trovarlo. All'interno di un'umida caverna, oddio, un sabba di streghe intona litanie intorno a un essere scheletrico che risplende di potere arcano. Fai un passo avanti, esitando, lo sguardo di tutti si fissa su di te. Creatura maledetta, mormora il Lich. L'assassino della tua stirpe ti dà la caccia. Tu che vieni qua a parlarmi in faccia, sei proprio una testa di cazzo. Tu vieni qua, non sei normale, ma sei pazzo. Vabbè, allora. Sì, non è male. Il principiante. Perché mi sono messo il principiante? Vabbè. Che cazzo è quella là? Inizia il mantenimento del giocatore incantato. Quel giocatore mette nel suo cimitero le prime due carte del suo grimorio. E che due coglioni. Cominciò un be. Madonna, perché ha messo anche sti cosi qua a rompere le palle? Tana miseria. Proprio per fagiare le balotte alle persone, eh. Stringule. Vada qua. Cioè. E vabbè. Cioè. San Antonio Spurs, cioè. Avanti, ok. No, ma io questo le vo' proprio pigliadure. Proprio a scassalugaz. Speriamo non... Oh, per adesso è blu e rosso. Madonna. Maledizione del cuore trafitto. Va, fate in chila te il cuore trafitto in scema. Ok? Ok. Ehi. Vabbè. Allora, perché non... Ah, ok. Allora questa. Vabbè che però... Io attacco con questa che c'ha legami vitale. Tu mi tiri giù un punto vita, io ne guadagno due. Me proprio guarda. Ci stanno a crublemi, mamma mia. Ogni tanto mi viene da parlare così, non si sa perché. Che io ho un altro dialetto, boh. Ok. Tocca a me. Ah, madonna. Oh, ho messo dentro questa, peso morto. Che di quella che mi aveva dato la busta che ho sbloccato nel primo episodio, mi sembrava quella più, diciamo, più utilizzabile, più buona per il mio mazzo. E sinceramente davvero non so se si potrà cambiare mazzo andando avanti con la storia. Anche perché quando sono andato a vedere in gestione mazzo, io credevo che ci fossero ancora tipo le tot carte sbloccabili, no? Che ti sblocchi, che madonna il tappeto, che sblocchi le carte dopo le pochette, invece credo che abbiano messo proprio le buste. Allora, ehi, ogni qualvolta l'occultista di Selnoth o un'altra creatura muore, un giocatore bersaglio mette nel cimitero la prima carta del suo grimorio. O un'altra creatura muore... C'è un 2-3. Questo è un incantesimo. Buono. Riprende meno 2, meno 2 e lì rimane. Così 2 non ce l'avrà. Cioè, mo bolle. Voi guardate ogni 5 minuti bolle. Allora io faccio così. Così quella diventa uno 0-1. E non puoi fare capo cano cugaz. Avanti. Vedete, ho imparato a schiacciare X o A. Y no,
ciappa, il ciappa, papapapero, papapero, papam. Su, ma c'è stato un rumore? Oh, eh sì, adesso mi fanno un attentato. Tipo, viene qua Garro che mi dice, oh, ma che cazzo stai a fare, stronzo di merda, bim, mi tiro una sciata. Allora, oddio. Allora, quella volta il giocatore incantato lancia una magia istantanea secondo Iria, ogni altro giocatore può copiare quella magia e può scegliere nuovi bersagli per la coppia che controlla. Madonna. Assistenza dannata. Fatte di una cosa. Me stai proprio a cagare un cazzo proprio. E quindi... quindi non posso usare queste qua. Una magia istantanea o stregoneria, questa o questa non le posso giocare, cioè lui le usa contro di me, ma so con te Fesne, mamma se so con te, perché poi ho messo giù la pianura dopo, boh, madonna la pianura là, la pallude, attacchiamo, sembra di più. Io te faccio danno e la tua vita va giù, la tua vita va giù, la tua vita va giù. Paradadau, bau, vabbè. Ok. Esistenza dannata, adesso capì perché si sa mi sei. Perché ha già cassalugazzo. Guardo una cosa adesso, aspettate un attimo, lasciatemi nappare. Cosa ho sputtanato, buono, meglio, content, vabbè quello, contenterrimo, hanno due, ah no, quella che ho usato, ok, mob, vabbè, queste due non le uso, perché sennò me le ritorce contro, quindi non c'è senso, attacchiamo in Hamilton, per la vittoria ragazzi, per la vittoria qua è ben bene ben 1 ole 0 pezzo di merda, t'ho fatto il culo, para para papam, ole, continue, nuova busta sboccata, in pratica hanno messo le buste al posto di sbloccare le carte, sinceramente avrei lasciato anche il fatto di sbloccare le carte, però oh, vediamo un po'. Allora, quando la guardia del mausoleo muore, metti sul campo di battaglia due pedine creatura spirito 1-1 bianca con volare, molto buona. Vabbè, questa non mi interessa. Un avversario bersaglio sacrifica una creatura, guadagni punti vita pari alla sua costituzione. Buona, adesso questa qua sinceramente guarderò se metterla. E niente ragazzi, questo episodio finisce qui. Come detto, preferisco fare episodi con un incontro, così per dire durano meno, ci metto meno a editarli e qui almeno ne avete anche uno al giorno, quindi credo che sia anche più guardabile la cosa. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, carichi, 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 ne? Ciao a tutti!